c'è un bel campo di grano e arriva uno e semina erbacce, le graminacee, la zizzania. E allora crescono queste erbacce insieme al grano buono. E noi vorremmo avere un campo così bello, solo grano, invece ci sono le erbacce. Questa è la storia della Chiesa. C'era un bel campo di grano. Era la Chiesa fondata da Gesù. Gesù ha dato la vita per fondare questa assemblea, questa comunità nuova, radunata da tutti i popoli, che fosse il seme, il germe di quel mondo nuovo che lui aveva sognato. Ma è venuto un nemico e ha seminato la zizzania. E allora è da 2000 anni che nella Chiesa ci sono i santi e i peccatori. Ci sono alcune tra le persone più importanti dell'umanità. Sono dei cristiani, della gente che ha seguito Cristo, che ha vissuto il suo essere Chiesa fino in fondo. Pensiamo a Madre Teresa, San Francesco, eccetera, eccetera. E ci sono alcuni tra i peccati più orrendi dell'umanità. L'Inquisizione, la caccia alle streghe, le crociate, la zizzania insieme al buon grano. E noi vorremmo che questo Signore togliesse questa zizzania dalla sua Chiesa e lasciasse solo il grano buono. Noi vorremmo una Chiesa diversa. E lui dice, no, perché togliendo la zizzania rischierei di far del male anche al buon grano. Aspetta, quando verrà la mia ora. Vedi come la tratterò, questa zizzania, queste persone che in nome di Dio hanno ucciso, queste persone che hanno infangato il nome della mia Chiesa. Le brucerò. Sentite cosa dice. I quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Certamente il Signore non sarà tenero con i suoi discepoli che non hanno dato la giusta testimonianza. Ma adesso non fa nulla, ce li tiene tutti, buoni e cattivi, Chiesa santa e Chiesa prostituta, Chiesa meravigliosa e Chiesa di peccatori. Forse questa situazione può avere anche un lato positivo. C'è posto anche per noi che siamo peccatori. Se la Chiesa fosse solo fatta di perfetti, non ci sarebbe posto per me. Ma questa Chiesa, che è così umana, nello stesso tempo è una realtà divina, è una realtà inspiegabile. Come hanno fatto in 200 anni questo sparuto gruppo di ebrei a diventare la maggioranza dell'impero romano. Tanto che un imperatore a un certo punto ha detto: non si può più perseguitare questi qua che sono diventati la maggioranza. Come hanno fatto senza l'uso della violenza. È una cosa umanamente inspiegabile. Penso che non sia mai capitato in altre occasioni. Una crescita così grande senza averne i mezzi. Poi dopo i cristiani hanno anche usato la forza, hanno anche usato la violenza e lì è iniziata la decadenza. Ma quei primi anni, quei primi 2 o 3 secoli sono stati un miracolo inspiegabile, impossibile che questo gruppo di ebrei ignoranti abbia conquistato l'impero romano. È proprio vero, il piccolo seme, granellino di senapa quasi non si vede, e se voi andate in Palestina o anche in Sicilia lo vedete, la pianta di senapa può arrivare a 3 metri, ed è un seme piccolissimo. Allora in questa realtà, con così tanti difetti, c'è proprio una realtà divina dentro, c'è una forza divina dentro, è la forza di Cristo. E forse, come
perché oggi non capita che specialmente qui in Europa, perché altre chiese più perseguitate ne fanno di conversioni, noi invece qui siamo tutti seduti, non conquistiamo più nessuno, facciamo ridere i polli. Come mai non riusciamo più a coinvolgere le persone? Perché non siamo più cristiani. C'è una sola spiegazione. Non può essere Cristo che è cambiato. Non può essere il messaggio che non è più valido. Il Vangelo ne avrebbe da dire per altri 10.000 anni di storia. Abbiamo capito l'1% del Vangelo. Siamo noi che non lo viviamo, siamo noi che non lo facciamo vedere con la nostra vita, e allora nessuno ci vuole seguire. E quella forza missionaria di testimonianza grande che c'era nei primi secoli della Chiesa, adesso non c'è più, perché non siamo più dei cristiani. I cristiani erano come lo lievito una volta. Lo lievito deve essere mescolato con la pasta, e se viene mescolato fa sì che tutta la farina si fermenti. Così noi cristiani, prima dobbiamo essere veri cristiani, pieni di Cristo, ragionare con la mentalità di Cristo, lasciare tutto per seguire Cristo. E poi non dobbiamo fare una bella elite di gente buona e brava che stanno sempre insieme. Dobbiamo andare a mescolarci con gli altri, dobbiamo condividere con loro le loro gioie, i loro dolori, le loro fatiche, quello che vivono. Se c'è un uomo povero, noi dobbiamo essere poveri con quell'uomo povero. Se c'è un uomo che lotta per la giustizia, noi dobbiamo lottare per la giustizia con lui. Se c'è un handicappato, noi dobbiamo essere handicappati con lui e capire come, che cosa vive, farsi carico delle sue sofferenze, mettersi dal suo punto di vista e così via. Il cristiano che è pieno di Cristo si sporca le mani, condivide la vita con gli altri. Non è stato quello che ha fatto Gesù, poteva starsene lassù nel paradiso, è venuto qua giù sulla terra, ha fatto il carpentiere, ha fatto l'operaio, era un povero uomo, ha vissuto tutte le nostre fatiche. E non solo, quando incontrava una persona, Gesù sapeva perdere tempo anche per una sola persona. Non guardava alle folle, ma se aveva 10.000 persone, lui ne guardava ad una. E sapeva dire una parola diversa a ciascuno, e sapeva fermarsi ad ascoltare, aspettare i tempi. Anche noi dobbiamo avere questa capacità di perdere tempo per le persone, di dimostrare alle persone che siamo veramente solidali con loro fino in fondo. E allora saranno loro a chiederci di spiegare, ma come mai tu che non sei un mio parente, tu che non sei neanche, non hai nessun legame con me, non dovresti averlo, come mai sei qui a lottare con me, come mai sei qui a condividere con me, come mai non te ne stai bello a casa tua? Allora noi potremmo annunciare il nostro Vangelo. C'era un uomo che ci ha detto che siamo tutti fratelli, perché Dio è padre di tutti, e ha dato la vita per realizzare questo mondo di fraternità. Vuoi anche tu darmi una mano? Quante persone conquisteremmo? Ma prima dobbiamo dimostrare che daremmo anche la vita per loro. Forse a volte ci vorranno anni prima che una persona venga conquistata dalla nostra testimonianza umile, ma sarà quella più efficace. Ed è stato quello, questa testimonianza dello lievito, che ha permesso ai primi cristiani di fare questo grande miracolo che oggi noi possiamo ripetere.